Sappiamo per certo che gli orchi si stanno riorganizzando. I recenti attacchi contro i campi di reclusione sono la conferma. Sono d'accordo. L'orda è certamente in marcia. Ma è assurdo! La mia nazione non resterà a guardare mentre l'orda si ammassa alle nostre porte. Gli orchi non sono la nostra principale preoccupazione. Quante volte devo ripeterlo? Re Terenas, ascolta il mio avvertimento. La piaga che affligge le terre del nord potrebbe avere sviluppi agghiaccianti. Piaga? Voi maghi siete tutti paranoici! Mettiamola in questi termini. Anche se questa piaga rappresentasse una minaccia, cosa ci suggeriresti? È semplice. Come ho già detto, Kirin Tor è pronto a mettere in stretta quarantena i villaggi. Non imporrò mai la quarantena senza avere le prove di quanto dite, ambasciatore. La gente di Lordaeron ha già sofferto e non vuole sentirsi prigioniera nella propria terra. Eppure sono prigionieri, mio buon re. Cosa diavolo significa questo? E voi chi siete? L'umanità è in pericolo. Il tempo delle tenebre è tornato di nuovo e l'intero mondo è in procinto di una guerra. Basta così. Guardie, portate via questo folle! Ascoltatemi! La sola speranza per il vostro popolo è di recarsi a ovest, verso le terre perdute di Kalimdor. Sei pazzo? Aspetta, ambasciatore! Non so chi tu sia o cosa tu creda, ma questo non è il momento per i profeti vagabondi. Le nostre terre sono sull'orlo di un conflitto, ma spetta a noi decidere come meglio proteggere il nostro popolo, non a te. Ora vattene! Ho condannato l'umanità già una volta e non commetterò lo stesso sbaglio. Se non potete raccogliere questa sfida, troverò qualcun altro che lo faccia. Io li ho avvisati. Adesso il loro destino è nelle loro mani.